La giornata è molto importante anche per l'esito di questa Capigruppo. La Capigruppo ha organizzato il lavoro per queste brevissime giornate che abbiamo prima dell'inizio della discussione sulla legge di stabilità, e il dato politico è l'incardinamento del provvedimento sulle unioni civili, un provvedimento che, come sapete, ha sostato molto in commissione, e c'è stato in commissione anche dell'ostruzionismo, e questo ha reso necessario portarlo in aula senza relatore. Mi dispiace, avrei preferito che ci fosse il relatore, ma non ci sono state le possibilità, non potevamo aspettare ancora per un tempo indefinito. Credo che siano tutte notizie positive, è positivo che riforme costituzionali, riforme economiche, riforme sulla giustizia e anche come quella delle unioni civili, cioè riforme sui diritti, procedano. Mi sembra che l'impegno di fare di questa fase della legislatura una legislatura riformista sia mantenuto, e questo ci fa anche sperare per i prossimi 2 anni. La legislatura finirà nel 2018 e quindi abbiamo il tempo per completare un programma di riforme importante. Mi sembra che i risultati si incomincino a vedere.